Bella bella gente, benvenuti in questo nuovo vlog sul canale. Era da un botto che non ne facevo e ne approfitto di essere a Baia Latina per andare a trovare i miei cugini di Arezzo che sono scesi qui, ma quello è un altro discorso, per farne uno. Tra poco ve li presento. Comunque, adesso siamo appunto a casa di mia zia, quindi ci riprendiamo tra poco quando siamo in mezzo alla strada, che vi faccio un po' di riprese in giro, anche perché non ci vengo manco io spesso qui, quindi sarà bello anche per me rivederlo. E poi volete mettere e avere un video insieme ai miei cugini che vedo una volta ogni 3 anni, se non di più? Spero di starmi riprendendo perché non vedo, però questo è il centro storico di Baia Latina. Comunque stiamo salendo sopra al santuario. È salita ripetissima ovunque. Cioè guardate che pendenza, raga, che pendenza. Lol. Ok, foto là sopra fatte, adesso possiamo proseguire al santuario. Ne facciamo un'altra ripidissima. Guardate quanto è ripida, mamma mia. Comunque siamo arrivati, lei e mia cugina Mara. Ok, e vabbè, mia sorella già la conoscete. Il santuario è quello, e questo è l'altro mio cugino. Un anno in meno a me. E niente raga, il cancello qua, possiamo entrare, ma sto aspettando adesso giù che stanno a fare le foto. Non credo sia una bella cosa cadere qua giù. Di qua stanno a fare il punto foto, io ne ho messe già alcune su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, @notterin. Andiamo a vedere qua dietro che c'è. Lui sale. Non so cosa ci sia, ma ora salgo anch'io. Vieni a constatare cos'è quella cosa. Che cosa vedo nei tuoi occhi da elfo? La busta bianca. È un fantasma, fui a ca. Chi sale? Come fai allora? Questo è quello che c'è qua dietro, il nulla. E niente, ho lasciato mio fratello dietro le pietre là che si sta facendo le foto. Ritorniamo di là senza ucciderci, quindi tolgo la registrazione. Alla fine sono tornata indietro a farmi le foto qua dove se l'era fatta mio fratello. Beh, direi che ci stanno. Nel frattempo i miei zii stanno facendo gli asparagi. Così. Ok, adesso si ritorna giù. Peccato che era chiuso perché altrimenti sarei entrata e vi avrei fatto vedere l'interno del santuario. Ma non si può, quindi nada. Vabbè dai, la strada che abbiamo fatto prima adesso è scendere. Quindi dovrebbe essere più facile. Si spero. E si va giù, 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 giù. Che poi scendendo, scendendo, ci tenevo un attimo a spiegarvi questo fatto dei miei cugini di Arezzo. Sì, praticamente abitano ad Arezzo e ci vediamo veramente pochissimo perché ovviamente siamo distanti, quindi ci vediamo di solito alle feste e eravamo soliti vederci quando eravamo più piccoli. Adesso comunque crescendo, mio cugino per esempio lavora, mia cugina va a scuola, i miei zii comunque lavorano, quindi non c'è sempre quell'occasione di vederci. E perché ci siamo visti proprio in questo paesino vicino Caserta? Beh, perché hanno una casa qui e quindi si appoggiano qua ed è più semplice. Niente, stanno ancora facendo gli asparagi, mio fratello è sceso là. Vorrei scendere anch'io, però mi fa un tantino paura a sta strada. Vabbè, andiamo. E siamo scesi. Niente raga, chiuso. Non sappiamo cosa ci sia all'interno. Non ci è dato saperlo, però una volta che ci stiamo camminiamo anche di qua, vediamo un po'. Magari ci sarà qualcosa, questa è una branda. Che cazzo?
Lol, c'è una branda qui. Wingardium Leviosa! Vabbè, raga, direi di risalire là nello spiazzare e aspettare, aspettare. Ok, ora si scende. Let's go, raga, let's go. È proprio caratteristico questo paesino, mi piace. Io vado a impazzire per i borghi così. Più medievali sono e più impazzisco. Se volete organizzare un pulmino per qualche borgo medievale, io ci sono. Io ve la racconterei pure la storia di Baia Latina, ma non la conosco, quindi non lo farò. Ci sarò stata una decina di volte in vita mia, quindi siamo tornati a casa, adesso mi godrò un po' il resto della serata insieme ai miei cugini e poi ce ne andiamo, quindi non riprenderò altro, penso. Vedremo.